Emilio Fede disperato. Non pensavo di finire così. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie. Il rinomato giornalista Emilio Fede, un'icona nel panorama italiano, sembra aver attraversato un periodo turbolento che lo ha portato in uno stato di sconforto. Da conduttore televisivo a autore di successo, Fede ha dettato legge nel mondo del giornalismo, ma ora sembra confrontarsi con una realtà imprevista. La sua carriera, che ha preso il via tra le pagine di Il Momento, Mattino di Roma e La Gazzetta del Popolo a Torino, ha toccato l'apice con la conduzione del TG1 per ben 5 anni. Tuttavia, gli ultimi tempi lo hanno visto coinvolto in intricati affari giudiziari, tra cui il celebre caso Ruby, che ha scosso le fondamenta della sua reputazione. Il veterano giornalista Emilio Fede, ora 92enne, ha vissuto una carriera straordinaria, spaziando dalla Rai a Mediaset, dove ha diretto Studio Aperto e il TGI4. Ha affrontato gli eventi più significativi della storia, compreso l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. Recentemente, Fede è scomparso dai riflettori televisivi, riapparendo solo in un'intervista rilasciata a Massimo Giletti. La chiusura della celebre trasmissione Non è l'Arena ha segnato la fine di un'epoca. La perdita di Silvio Berlusconi, grande amico di Fede, ha profondamente colpito l'ex conduttore. Nonostante la rottura del rapporto tra i due a causa di questioni delicate, Fede ha deciso di partecipare alle esequie, svelando successivamente un motivo inaspettato. In un video sui social, Emilio Fede ha condiviso un problema legato alla sua pensione, accompagnato da un pianto disperato. Nonostante un importo mensile di 8.000 euro, sembra che la cifra non sia sufficiente a coprire le spese quotidiane, tra cui autista, casa e bollette. A 92 anni, Fede si trova a dover affrontare questioni di salute, ma anche, a suo dire, importanti sfide finanziarie. Adesso la domanda sorge spontanea. Secondo te, si può vivere bene con 8.000 euro al mese? Scrivi la tua nei commenti.